Fabrizio Corona, brutte notizie, la dichiarazione di Silvia Provvedi. Silvia Provvedi ospite a Top Secret. Perché Fabrizio Corona è ancora in carcere? Stasera torna su Canale 5 alle 23:30 circa l'ultimo appuntamento di Top Secret, con ospite Silvia Provvedi. Ad annunciarlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia su Instagram, il quale ha rivelato di cosa si parlerà stasera attraverso un lungo post scritto sotto la foto di lui e Silvia. Parpiglia ha affermato infatti che purtroppo torneranno a trattare del caso di Fabrizio Corona, immerso, come specificato dal giornalista, intorno a 1000 perché. Il primo incognito a cui risponderà la componente del duo musicale Le Donatella sarà il perché ancora l'ex re dei paparazzi sia ancora in carcere. Corona infatti, nonostante sia stato assolto dai resti riconducibili ad un impianto accusatorio che lo volevano come un mafioso, è tuttora dietro le sbarre. Fabrizio Corona era stato accusato di reato fiscale, ma di tale accusa si era poi giunti ad una soluzione legale, perché non si sta seguendo quindi l'iter legale precedente all'arresto e perché c'è sempre una mano pesante nei suoi confronti?. Fabrizio Corona, quando finisce la condanna? Le parole di Silvia Provvedi. Silvia Provvedi risponderà quindi a queste domande stasera, durante l'ultima puntata di Top Secret, in onda in seconda serata su Canale 5. Silvia Provvedi e Fabrizio Corona sono fidanzati ormai da più di un anno, ma le cose non sono mai andate perfettamente tra i due. Fabrizio era stato infatti arrestato poco dopo, e nonostante fosse stato assolto dalle accuse, ancora l'ex re dei paparazzi si trova in carcere. La componente delle Donatella non l'ha mai abbandonato un secondo, facendo visita a Fabrizio Corona ogni giorno in galera, e supportandolo durante i processi. Proprio per questo, Fabrizio Corona e Silvia Provvedi potrebbero presto diventare marito e moglie. Corona aveva infatti chiesto la mano della cantante proprio durante i mesi di carcerazione, promettendo di sposarla una volta concluso tale periodo critico. Purtroppo però, le cose sembrerebbero non andare nel verso giusto, quando uscirà Fabrizio dal carcere.